passato il Sassuolo, ripartenza letale della squadra di Ballardini, ha timbrato Grégoire Defrel. Non segnava praticamente da un anno, segna oggi il suo primo gol in campionato, una marcatura che gli mancava dall'aprile del 2023, allora fu un gol decisivo contro la Juventus, qui in questo stadio, in quella porta peraltro. Matheus Henrique a inventare, scoperta difesa dell'Udinese, Defrel prima con la suola e poi alzando sull'uscita di Okoye, eccolo qui, suola e pallone alzato dove Okoye non può arrivare per il vantaggio del Sassuolo, così Grégoire Defrel. Esultano i tifosi del Sassuolo in un primo tempo in cui poi aveva avuto subito la chance con Pinamonti, poi aveva sofferto perché l'Udinese aveva costruito 3-4 palle gol importanti e adesso è avanti. Io direi, tanto seguiamo questo lancio, poi facciamo un salto a Luca Marelli sulla situazione precedente, su quelle proteste del Sassuolo per un mancato giallo a Viola. Prima però l'Oriente che sguscia, arriva Matheus Henrique, buon momento per il Sassuolo, prova a approfittarne. Matheus Henrique, finta di cross, adesso lo effettua. Lovric vuole evitare l'angolo, non lo evita. Allora sentiamo Luca sulla situazione. Luca lasciare lì, Pereira entra in area, Pereira sfonda, Pereira un altro tocco, poi palla dentro ed eccolo qui il pareggio immediato di Toven dell'Udinese. Assist di Pereira, tap in di Toven, si è accesa improvvisamente la partita, 1-1. Leader, quelli con più esperienza dell'Udinese a costruirsi il gol dell'1-1, il quinto in campionato di Toven. Detto che il primo lancio non banale è stato di Lazar Samardžić, proprio a cercare sulla fascia Toven, e poi l'azione l'ha chiusa sull'assist numero 3 in campionato di Pereira. Qui il tacco di Toven, Pereira che sfonda, poi aspetta con lucidità, poteva passare solo lì quel pallone di Toven. Ci ha messo l'interno del piede per pareggiare immediatamente. Eccolo qua, il tocco di Toven. Tutto in 3 minuti, al 41 Defrel, al 44 Toven. Allora i cambi lato Udinese con l'ingresso di Success e l'uscita di Lorenzo Lucca, che ha fatto una bella partita proprio per sbrigarsi Sassuolo, solo costruirsi qualcosa. Ultimi 10 secondi di partita, Boloca, Tolian chiama qualcuno a sé, avrebbe dovuto buttarla dentro, adesso lo fa Tolian cercando Tressoldi che è rimasto su, colpo di testa di João Ferreira. Camara, vediamo se c'è ancora tempo per qualcosa stavolta per l'Udinese. Success sbaglia il controllo, Castiglieco a lottare, ancora Castiglieco con Success che prova a passargli davanti, la tiene Castiglieco, spinto leggermente anche da Pereira, arriva il fallo, arriva il fischio, arriva il calcio di punizione, siamo oltre i 3 di recupero, il calcio di punizione viene battuto in fretta dal Sassuolo, si gioca ancora. Ferrari, non c'è più tempo, finisce qui 1-1 al Mapei Stadium, tutto in 3 minuti nel